È uno studio scientifico sui vaccini anti-Covid, RNMA e i pazienti con miocardite a dimostrare che appunto quest'ultimi non avrebbero conseguenze dopo il vaccino anti-Covid. La ricerca pubblicata nella principale rivista del settore di medicina interna europea, l'European Journal of Internal Medicine, è stata presentata dal team di cardiologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, guidato dal dottor Leonardo Bolognese. Ma il tutto è partito dal fatto che rilevavamo fra i nostri pazienti affetti e guariti da miocarditi una rilevante riluttanza a sottoporsi alle vaccinazioni. E d'altra parte venivano fuori dati scientifici amplificati dai media che le miocarditi potevano essere una complicanza della stessa vaccinazione. Quindi noi abbiamo convinto, anche sulla scorta chiaramente delle indicazioni internazionali, questi soggetti, oltre 100 persone che avevano avuto una miocardite seguite dal nostro centro, a sottoporsi alla vaccinazione, e poi li abbiamo seguiti costantemente per vedere se sviluppavano eventualmente complicazioni, in particolare la miocardite. Cosa questa che non è avvenuta in nessuno dei pazienti che erano stati vaccinati con una storia di miocardite, mentre nei pazienti che avevano rifiutato la vaccinazione sono stati 3 casi di Covid anche abbastanza importanti. Quindi è un messaggio rassicurante per la popolazione, soprattutto in futuro, visto anche il fatto che andremo verso l'autunno con nuovi cicli vaccinali, che la miocardite da vaccino non è un problema rilevante e un soggetto che ha già avuto una miocardite può sottoporsi con tranquillità alla vaccinazione. Le miocarditi da Covid non è facile quantificarle, perché ovviamente con tutti i problemi connessi all'assistenza di questi malati non è possibile fare esami come la risonanza magnetica, per esempio. Però sappiamo che in corso di Covid il rischio di miocardite è 16 volte superiore rispetto ai pazienti che non hanno il Covid, quindi un numero molto elevato, sicuramente superiore al rischio di miocardite da vaccino da Covid.